Buongiorno a tutti, sono in diretta con Bernardino Sani, direttore generale dell'azienda Argiano a Montalcino in Toscana. Ciao Bernardino, come stai? Ciao Raffaele, ciao a tutti. Direi molto bene, dai, vista la situazione mi posso ritenere fortunato perché Montalcino si respira aria buona e devo dire che nella tragedia non siamo stati particolarmente colpiti per adesso dal coronavirus. In cantina si continua a lavorare e sperando, insomma, con un certo ottimismo, una certa positività di venire fuori da questa brutta storia. Quindi tutto bene, dai, sono qui ad Argiano in ufficio, lunedì di inizio settimana, fase 2, e vedremo come va. Vero, ci fa molto piacere. Vado subito dritto al punto. Ti volevo chiedere un pochino di raccontare l'azienda Argiano, magari a chi ancora non la conoscesse, saranno in pochi, però a chi ancora non la conoscesse perché è ben famosa all'estero, e in Italia ovviamente è un nome davvero importante, noto per il Brunello di Montalcino, ma noto anche per due etichette di punta che escono un po' come Super Tuscan che adesso hai proprio qui davanti. E ti volevo chiedere quindi in effetti dove si trova Argiano dal punto di vista insomma dell'areale viticolo di Montalcino, e in particolar modo se ci racconti un pochino dei suoli, delle caratteristiche che hanno e dei blend di questi due vini. Perfetto, allora iniziamo con il dire che Argiano è una delle aziende storiche di Montalcino. Il castello come è adesso è del XVI secolo, venne eretto nel 1580, da lì è sempre stata una fattoria fortificata ed un produttore di vino, addirittura nominato dal Carducci come uno dei grandi vini italiani. Una delle prime aziende che si unì a Biondisanti nel XIX secolo quando fu di fatto inventato il Brunello di Montalcino come vino, una delle fondatrici del Consorzio del Brunello nel 1967 e tutt'oggi una delle aziende importanti di Montalcino. Ci troviamo nel versante sud-ovest, quindi guardiamo il Mar Mediterraneo, siamo a metà della collina sud di Montalcino, a circa 300 metri sul livello del mare. L'azienda attualmente è composta da 120 ettari di terreni, bosco, uliveto e vigneto, 58 ettari di vigneto che sono coltivati in maniera biologica dal 2012, certificati da quest'anno, dal 2019. È un'azienda produttrice ovviamente di Brunello di Montalcino, che quindi ha la maggioranza dei suoi vigneti come Sangiovese. Il versante nord, per parlare dei terreni, il versante nord dell'azienda dove è piantato il Sangiovese ha terreni che sono calcareo argillosi, con una bella linfa di calcare sotterranea, circa 2 metri di profondità, molto utile per fare dei brunelli complessi, longevi, ma anche molto fini strutturalmente. I versanti laterali dell'azienda, che hanno terreni un po' più alluvionali, e il versante prettamente sud, con terreni molto argillosi, è dove negli anni 90 è stato piantato Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot, che poi hanno dato origine al Solengo, direi il primo grande Super Tuscan di Montalcino, perché Montalcino è una zona giustamente vocata per il Brunello di Montalcino. È più Bolgheri magari quando si parla di Super Tuscan, la patria d'elezione. Il Solengo è uno dei grandi Super Tuscan fatto però a Montalcino. E poi dal Solengo è venuto fuori il Non Confunditur, che è un po' una versione più fresca, più fruttata, più da tutti i giorni e da tutto il pasto del Solengo. Vai, allora raccontaci nello specifico per favore il blend del Non Confunditur, quando nasce, come mai ha questo nome, e in effetti un pochino la sua visione. Non Confunditur, in effetti, è un nome che può sembrare particolare, quantomeno un po' difficile. Il nome trae origine dallo stemma di una delle famiglie storiche che sono state proprietarie di Argiano, la famiglia Gaetani Lovatelli, d'Aragona, nel quale stemma appunto aveva questa scritta, Non Confunditur, che significa inconfondibile in latino.
famiglia Gaetani Lovatelli, che ha avuto due papi in famiglia, fra cui Papa Gaetani Bonifacio VIII, il famoso Bonifacio VIII citato da Dante Alighieri nella Divina Commedia. E in particolare questo vino nasce nel 2002, prendendo spunto da quello che è il blend del Solengo, ma togliendo il Petit Verdot. Quindi il Non Confunditore è un blend di Cabernet Sauvignon, circa 50%, dipende un po' dalle annate, dipende un po' da, ovviamente dall'andamento stagionale, però di solito la base è Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese in parte uguali. E dipende anche lì, in alcune annate aggiungiamo un po' più di Sangiovese e leviamo un po' di Merlot, perché qua ad Argiano, nel versante sud, il Merlot va dosato, perché a volte quando si hanno stagioni un po' troppo calde il Merlot può essere anche troppo maturo, quindi quello è un vitigno un po' da dosare, però in generale si tratta di 50% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 25% Sangiovese, con un affinamento di 9 mesi in barrique francese, secondo e terzo passaggio. Usiamo le nuove per il Solengo e poi secondo e terzo passaggio per il Non Confunditore. Davvero interessante. Io l'avevo appena versato nel calice, dopo averlo degustato alla cieca. Mi piace questo carattere. Cioè, estremamente pulito, delicato, preciso nelle note al naso. E poi è ricco, è un vino pieno, ricco, ha qualcosa che ricorda i legni, ma come dici tu, mai verso una nota dolce che possa ricordare magari la vanillina o la nocciola, ma piuttosto va in quella nota un po' dark, un po' cupa, ricorda il cioccolato fondente, un pochino i fiori neri, i frutti neri. Grazie, ti seguo nella degustazione, affascinato, e sono molto contento perché il 2017 è stata un'annata di potenza, quindi il fatto di essere riusciti comunque a mantenere una bella freschezza, direi anche un tannino presente ma molto ben integrato nel vino, mi rende orgoglioso, perché da questo punto di vista il 2017 è stata una bellissima annata, ma se vi ricordate molto calda, e quindi ha concentrato molto le uve. E nel Non Confunditor cerchiamo un vino che abbia sì la potenza di un Super Tuscan, ma anche un'estrema bevibilità, cioè un vino gastronomico, fra virgolette, con un buon rapporto qualità-prezzo e una facilità, diciamo, di adattarsi a tanti cibi differenti, anche perché questo vino va in tutto il mondo e io ho avuto anche la fortuna di assaggiarlo insieme a tanti tipi di cucina differente, devo dire sempre con buoni risultati. Ottimo, sono d'accordo, sposo questa visione anch'io di bevibilità e piacevolezza immediata, pur restando comunque un vino con le ossa forti. Ma adesso raccontaci però del Solengo, io sono cresciuto un po' col mito Solengo, con questa etichetta affascinante, anche un grande nome pesante, no? Chi il suo primo ideatore? Pesantissimo, è un'eredità pesante, e devo dire che Argiano negli anni 90 a un certo momento era quasi più conosciuta per il Solengo che per il Brunello di Montalcino. Io da quando sono ad Argiano, dal 2012, ho cercato di riportare la barra, l'attenzione sul Brunello, perché siamo un'azienda storica, quindi abbiamo ristrutturato l'azienda, e fatto una microzonazione dei vigneti, ristrutturato la cantina, ci siamo dedicati al Brunello, ma senza scordarci di questo fantastico vino. Il Solengo nasce nel 95 ad opera di Giacomo Takis. All'epoca Giacomo Takis era già conosciutissimo e famosissimo per essere niente meno che il creatore di questo tipo di vini, perché lui iniziò con la famiglia Antinori con il Tignanello, uno dei primi grandi Super Tuscan, poi il Solaia, poi lavorò per Incisa della Rocchetta con Sassicaia. Proprio Niccolò Incisa della Rocchetta, all'epoca amico della proprietaria di Argiano, Noemi Cinzano Marone, suggerì alla Noemi Cinzano Marone, alla contessa, di prendere Giacomo Takis per dare un nuovo impulso all'azienda. Giacomo arrivò nei primi anni 90, piantò
i vigneti di cui vi parlavo, quindi Cabernet, Petit Verdot, Merlot, individuò le zone migliori dove piantare questi vitigni, fece una piccola ristrutturazione di Argiano all'epoca facendo una nuova zona di vinificazione e anche una nuova zona di affinamento, e con il 95 inizia la storia del Solengo. Solengo il nome fu scelto proprio da Giacomo Tatis, fu scelto da lui perché diciamo pensava al Solengo come a un animale forte ma solitario, e Solengo è il nome che i cacciatori maremmani danno al cinghiale quando è da solo nella foresta, è il maschio del cinghiale quando è da solo. E Giacomo disse: questo è un vino che a Montalcino è isolato e si troverà isolato, perché nella patria del Brunello è un qualcosa di un po' esuberante, un po' potente, ma che non si mischia nel gruppo, sicuramente viene fuori, esula da quello che è il resto dei vini di Montalcino. E da lì iniziò la storia, come dicevo, 95-2003, Tatis resta ad Argiano e devo dire il Solengo è strepitoso, il Solengo degli anni 90, di quegli anni lì, è strepitoso. Il blend originario era Cabernet Sauvignon con Merlot, Petit Verdot e un tocco di vecchio Sangiovese nel blend, un tocco per dare una nota di freschezza, di acidità, di toscanità ed inquadrare il vino. Poi successivamente Tatis nel 2003 lasciò ad Argiano e il blend del Solengo variò un poco con l'aggiunta di Syrah. Fino al 2012 il Solengo aveva un tocco di Syrah. Da quando sono rientrata ad Argiano ho deciso di tornare alla vecchia ricetta e il Solengo è 50% Cabernet Sauvignon, 25% Petit Verdot, quindi c'è una parte di Petit Verdot molto consistente, 20% Merlot e 5% di vecchio Brunello nel taglio finale. L'affinamento è in barricco francese per, dipende un po' dalle annate, ma 18-20 mesi, 60% ligni nuovi, 40% secondo e terzo passaggio. Il vino a me piace tantissimo perché si colloca un po' nel mezzo, io lo metto sempre un po' nel mezzo fra Bordeaux e la California, nel senso che ha un taglio bordolese con l'eleganza di Bordeaux, ma la prontezza un po' della California. Fa aspettato 20 anni, e questo secondo me è proprio il terroir di Argiano, questa esposizione a sud ma abbastanza in alto, quindi siamo comunque a 300 metri sul livello del mare, terreni argillosi ma anche una parte di terreni alluvionali. Questo fa sì che si abbia potenza ma sempre una certa eleganza e dei tannini molto presenti ma ben digeriti, anche nel Petit Verdot, che non è un vitigno proprio facilissimo da domesticare, da gestire. Strepitoso il tuo racconto, Bernardino, davvero sono rimasto affascinato, c'erano tante cose ancora che non sapevo insomma dagli albori, da quando era nato nel 95, non lo ricordavo, e insomma il fascino di Tatis, che gli ha dato anche il nome azzeccato, continua a essere un solista in una terra molto elegante, da vini fruttati, esili e potenti allo stesso tempo, però in questo caso invece il Solengo riesce a essere opulento, grosso, pieno, un po' selvaggio, no? E va aspettato, è un vino contemplativo ma che va aspettato tanto, è lui che decide, è lui che detta legge, sono d'accordo. Al colore io me lo sono versato, in particolar modo adesso qui assaggio la 2017, che avrà bisogno di tempo, pur essendo un'annata come prima anticipavi, calda in Toscana, non è stato semplicissimo, ma quando c'è conoscenza e saggezza e si conoscono i propri territori, il proprio terroir, tu sei in grado di parlare con le vigne e quindi riesci davvero ad evitare chiusure stomatiche, la pianta non ti va in stress, quindi tutti quei problemi che potrebbero essere legati alla siccità tendenzialmente tu non ce li hai perché hai conoscenza, sai bene dove mettere le mani e come agire in tempo giusto. Nel Grazie. Colore è di un brillante, lucido, vivace e insomma già emoziona, ad essere sincero. Poi al naso è davvero pura emozione, è ricco, è pieno, ha un pochino di austerità, no? Perché non si rivela subito, è un pochino misterioso, un pochino intrigante, bisogna ricercarlo.
quasi anche un po' fermo e hai bisogno di arearlo per far sì che venga fuori. E poi ci sono tanta violetta selvatica, le amarene, le more, i mirtilli, i frutti rossi, guarda, davvero quasi tutti. Bello, 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 preciso al naso e davvero delicato allo stesso tempo. Grazie, mi fa piacere che tu noti una certa pulizia al naso, perché quella è una cosa su cui abbiamo cercato di essere particolarmente attenti, e ovviamente nel rispetto dello stile del vino, delle annate, però quella è una delle cose da cui non si può prescindere, insomma, e su cui lavoriamo tanto. E in vigna, come hai detto, abbiamo la fortuna di avere Francesco Monari, che è un bravissimo agronomo e che riesce a far stare il vigneto in equilibrio con l'ambiente. Questo non è solo essere biologici, questo è savoir-faire, è essere sempre nel vigneto, sapere cosa fare nel momento giusto, nel modo giusto, e in questo modo si riesce anche a contrastare fenomeni atmosferici che ultimamente, come sappiamo, sono sempre più estremi, insomma, si va verso un clima un po' impazzito, quindi se non hai conoscenza perfetta dei tuoi vigneti e se non sei sempre sul posto e sempre pronto, rischi poi di fare delle scelte poco azzeccate. Lo racconto al palato, giusto per chi poi ci guarda. È un vino che entra davvero in bocca, al palato, in punta di piedi, è sottile, è delicatissimo, cioè ha tanta energia e potenza, ma è un crescendo di emozioni, cioè non entra violento e vivace, ma no, si fa spazio piano piano nel palato, proprio perché sa di essere elegante, pur essendo un top player, un fuoriclasse, uno di sostanza. E piacevolissimo grazie ai tannini, che sono davvero ben vellutati, polimerizzati in modo delicato. Non ci sono tracce in nessun modo che ricordino dei legni impattanti. Ed il finale poi è una lama, è un vino tagliente, un vino che ti invoglia comunque alla beva, proprio perché stringe e vira verso una lunghezza inaspettata a primo impatto, perché di solito quando vai verso una direzione di vini voluminosi magari potresti perdere in lunghezza, invece in questo caso riesci a conservare entrambe le caratteristiche in modo egregio. Quello è Sangiovese, vecchia ricetta. Giusto, giusto. Ma sai come si dice? Non cambiare mai la via vecchia per la via nuova. O comunque in Chianti classico la ricetta è sempre la stessa da quasi 300 anni anche, quindi qualcosa ci avranno visto bene. Prima che me ne dimentico e poi ti saluto, Bernardino, ti ringrazio del tuo tempo. Qualsiasi appassionato, consumatore di vino di un certo livello, di qualità, che vorrebbe entrare in contatto con prodotti di Argiano, quale potrebbe essere un modo? Vi siete attivati in qualche modo adesso? Sì, noi abbiamo il nuovo sito internet, che è www.argiano.net, nel quale è presente anche il negozio virtuale per chi volesse magari acquistare, e poi ovviamente c'è tutta la parte dedicata alle informazioni su quello che è stato fatto ad Argiano negli ultimi 8 anni, come dicevo, il progetto di microzonazione, il restauro della villa di Argiano e tutte le varie notizie degli ultimi tempi, quindi è diciamo il modo migliore per contattarci. Poi ovviamente ci sono io, e per qualunque cosa anche sul mio profilo Instagram privato, e così chiunque voglia altre informazioni mi può scrivere senza problemi. Confermo e sottoscrivo che Bernardino è una persona fantastica e risponde sempre alle mail, ai messaggi, a qualsiasi tipo di contatto e conversazione. Bernardino, ti ringrazio del tuo tempo. È stato fondamentale anche per me mettere, insomma, dei tasselli importanti per completare un puzzle che da sempre ha portato Argiano per me ad un vertice di qualità importante. Però in questo modo ancora di più, avendo assaggiato con te, grazie del tempo che mi hai dedicato. Grazie infinite Raffaele, buon lavoro e a presto. Speriamo veramente di vedersi presto e di tornare a poter brindare, ma di persona. Grazie Bernardino, ciao. Ciao, ciao, buon lavoro.